Benvenuti nel nostro progetto di intelligenza artificiale. Io sono Vittorio Scotto. E io sono Simone Zanella. Signori, in questo progetto ci siamo interessati del dominio legislativo. Abbiamo realizzato un programma che in modo autonomo riuscisse a determinare se una persona potesse essere considerata un cittadino italiano o meno. Abbiamo aggiunto in seguito anche una sezione extra che riguarda il reddito di cittadinanza e quindi un controllo su chi possa ricevere o meno tale reddito. Sommariamente, infine, abbiamo anche aggiunto una funzione per verificare la cittadinanza straniera delle varie persone che noi andremo a considerare. Il nostro lavoro è stato svolto in maniera sequenziale. Infatti, nelle nostre slide abbiamo aggiunto, come potete vedere, una timeline che spiega passo passo le modifiche apportate al nostro progetto. Nell'Alfa 1 abbiamo iniziato a introdurre le nostre idee, abbiamo iniziato a ragionare su come volessimo affrontare l'argomento cittadinanza. Nell'Alfa 2 abbiamo introdotto i fatti e nell'Alfa 3 abbiamo migliorato la nostra knowledge base, introducendo nuovi fatti e introducendo le regole. Continuando in maniera sequenziale, abbiamo introdotto un'ulteriore fase, la fase di beta 1, dove abbiamo introdotto i primi commenti e abbiamo effettuato un leggero debugging delle prime regole. Successivamente siamo entrati in fase beta 2, dove abbiamo effettuato un debugging completo del sistema, introducendo anche nuove regole. Nella fase beta 3, invece, abbiamo introdotto i famosi extra, che ci permettono di verificare se una persona può ottenere il reddito di cittadinanza. Dopo aver effettuato un completo debugging del nostro codice, abbiamo finalmente completato il progetto e abbiamo introdotto infine una ricca documentazione a corredo del programma. Prima di lavorare al progetto, però, ci siamo dovuti informare sulle regolamentazioni della cittadinanza italiana e soprattutto i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. E adesso passiamo al codice. Abbiamo iniziato introducendo i fatti. Il primo fatto che abbiamo introdotto è stato quello delle persone e, come potete vedere, semplicemente abbiamo introdotto il nome delle persone scegliendo randomicamente tra nomi italiani e nomi stranieri. Abbiamo poi aggiunto due tipi di relazioni, ovvero quello di parentela, dove abbiamo indicato il nome del figlio e dei due genitori, e quello di congiunti, ovvero due persone che sono unite dal matrimonio. Abbiamo poi aggiunto anche il luogo di nascita, ovvero la nazione in cui è nata una determinata persona. E tra le nazioni che abbiamo considerato abbiamo Italia, Sudan, Stati Uniti, Germania, Spagna e Giappone. Poi abbiamo aggiunto la residenza, perché come ben sappiamo una persona potrebbe nascere in Italia, però risiedere il resto della propria vita in Giappone o negli Stati Uniti. E quindi nel primo attributo vediamo il nome della persona interessata e nel secondo la nazione in cui risiede attualmente. Abbiamo poi il reddito. Come possiamo vedere, il secondo campo indica il reddito mensile, ovvero quanto guadagna mensilmente una persona. E arriviamo poi ai precedenti penali. E come vediamo, il secondo attributo indica la presenza sì o no, un semplice sì o no che ci indica se la persona ha dei precedenti penali oppure no. Abbiamo poi un fatto molto molto importante, ovvero da quanto tempo una persona vive in Italia. Il secondo attributo indica da quanti anni una persona vive in Italia. Passiamo adesso alle regole. Come abbiamo detto, la nostra preoccupazione principale è quella di identificare e verificare quale delle nostre persone possa ricevere la cittadinanza italiana, possa essere quindi riconosciuto come cittadino italiano. Come ben sappiamo, la regola principale è quella di jure soli, ovvero se una persona nasce sul suolo, diciamo, di una nazione, è automaticamente un cittadino di tale nazione. In questo caso, quindi, stiamo parlando di cittadinanza italiana, una persona è da considerare cittadino italiano se il suo luogo di nascita è l'Italia. La seconda regola ha diversi criteri che devono essere soddisfatti. Un soggetto è considerato cittadino italiano se la sua residenza è appunto l'Italia.
tempo degli anni di residenza devono essere maggiori o uguali a 10. Il reddito deve essere maggiore di 800 e non devono esserci precedenti penali. Abbiamo un'altra regola che riguarda il sacramento matrimoniale. Quindi se una persona che è straniero va a sposarsi, a unirsi in matrimonio con un cittadino italiano, automaticamente riceverà anche egli la cittadinanza italiana. Ora vediamo che tramite Onor abbiamo anche introdotto per la prima volta la regola ricorsiva nel nostro progetto. Infatti abbiamo aggiunto la regola dei congiunti e un eventuale congiunto o congiunta deve soddisfare ricorsivamente appunto la regola di cittadinanza, che quindi sono le due regole che abbiamo precedentemente definito. L'ultima regola interessa la relazione di parentela. Infatti un individuo può ricevere la cittadinanza italiana se uno dei due genitori già l'ha ricevuta in precedenza. Infatti, come possiamo vedere nelle nostre righe di codice, abbiamo utilizzato non solo una OR, ma anche abbiamo fatto uso della variabile singleton, perché non ci interessa che entrambi i genitori abbiano ricevuto la cittadinanza italiana, ma solo uno dei due. Facendo così, appunto, il figlio diventerà anch'egli un cittadino italiano. E possiamo vedere poi anche la regola ricorsiva, perché infatti poi uno dei due genitori deve appunto rispettare le regole che precedentemente eravamo andati a stabilire. Nella prima parte degli extra, quindi, siamo andati a verificare un insieme di requisiti per diventare cittadini di una specifica nazione. Visto che dobbiamo verificare un soggetto non italiano e per non rendere ripetitivo il programma, abbiamo preso in considerazione solo il caso generico di tipo ius soli. In questo caso, infatti, la cittadinanza di quel soggetto è verificata se soltanto se quest'ultimo è nato sul suolo di quel paese. Nello specifico abbiamo introdotto ben due varianti per la stessa regola. La regola Citizen Stranger va a associare ad un particolare cittadino la propria nazionalità. Per rendere il programma più variegato, quindi, abbiamo introdotto una lista, formata quindi dalle varie cittadinanze prese in considerazione nel nostro progetto. Innanzitutto abbiamo verificato che il soggetto preso in considerazione non sia un cittadino italiano. Successivamente abbiamo verificato la cittadinanza tramite un'apposita regola. Nello specifico abbiamo poi lavorato su una particolare procedura chiamata NTH1. Questa procedura ci permette di andare a scorrere, in un certo senso, la lista, conoscendo la posizione dell'elemento da noi interessato. Infatti, ipotizziamo di dover stampare a video, in quanto l'obiettivo di questa regola è associare una nazionalità ad un soggetto, quindi praticamente va a stampare a video la nazionalità di quel soggetto, ci permette, ripeto, conoscendo la posizione dell'elemento presente in lista, di prelevarlo e unirlo ad una costante. Questa costante quindi verrà stampata tramite la direttiva write. Ecco invece la seconda variante. In questo caso abbiamo introdotto un predicato dinamico, il predicato rules. Perché è dinamico? Semplicemente perché l'attributo fact è un attributo scritto dall'utente, quindi preso in input dal programma stesso. La regola verify, che è il cuore di questa variante, va infatti a chiamare il predicato verification, che permette all'utente quindi di introdurre il luogo di nascita del soggetto preso in considerazione. La regola verify richiama anche il predicato asserts, che è un predicato ancora built-in nel linguaggio Prolog, che va a introdurre nel nostro database una clausola sicuramente veritiera, che in questo caso è proprio la nostra clausola dinamica. Dopo aver introdotto questa informazione nel nostro database, richiamiamo infine il predicato citizenship, che va a verificare appunto, nei vari casi, la regola precedentemente descritta. Inoltre, vediamo che nel predicato citizenship è presente un unico attributo, identificato proprio come la cittadinanza associata alla regola. Infatti, se si verifica il predicato presente in quella regola, verrà passata la regola verify la cittadinanza di quel soggetto. Nella seconda parte di extra, invece,
ci siamo interessati sul calcolo del reddito di cittadinanza. Sostanzialmente potevamo utilizzare lo stesso approccio che abbiamo adottato per la verifica della cittadinanza italiana, ma per rendere il programma più interessante e più complesso abbiamo deciso di modificarlo introducendo nuovi elementi. Anzi, si potrebbe dire che l'ultima regola potrebbe essere un mix di tutte le regole implementate precedentemente. Infatti in questo caso andiamo a lavorare su un input da parte dell'utente, ci sono le classiche regole che abbiamo già visto per la cittadinanza italiana, per la verifica della cittadinanza italiana, ma una piccola chicca è dovuta all'implementazione di una vera e propria lista. Infatti in questo caso l'utente dovrà riempire una lista introducendo un insieme di informazioni di un particolare soggetto. Quest'ultimo infatti non deve essere presente necessariamente nella nostra knowledge base. Infatti questo programma possiamo dire che è aperto a tutti, quindi qualsiasi persona che sia nella nostra knowledge base o meno può verificare se ha tutti i requisiti per ricevere il reddito di cittadinanza. L'approccio di input, se vogliamo metterla sotto questo aspetto, è identica alla regola precedente. Quindi abbiamo chiamato un predicato, detto get requirements, dove introduciamo una vera e propria lista di elementi. Questa lista è completata tutta dall'utente, che dovrà inserire, in maniera anche qui sequenziale, un insieme di informazioni. Dopo aver completato la lista, tramite la procedura NTH0, che fondamentalmente identica alla NTH1, solo che in questo caso il primo elemento della lista è un elemento di posizione 0 e non di posizione 1 come abbiamo visto prima, preleva dalla lista scritta dall'utente il valore desiderato. Infatti abbiamo ben 4 procedure di tipo NTH0 che prelevano 4 elementi differenti. Abbiamo lo stato, la residenza, il tempo di residenza e la rendita. Dopo aver prelevato questi elementi della lista si richiama la procedura di verification state, che ci permette quindi di verificare un insieme di requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Da notare inoltre l'assistenza dell'operazione di cut, che quindi ci permette di andare a bloccare tutta la regola se almeno una di queste non è soddisfatta. Adesso diamo un'occhiata alle nostre query. Come possiamo vedere, inizialmente abbiamo chiesto l'elenco di persone che erano inseriti nei nostri fatti. Infatti con una query molto semplice abbiamo scritto person e x tra parentesi, che appunto significa interrogare il nostro programma su le persone che ci sono, che abbiamo scritto nei nostri fatti. E questo è il nostro risultato, ovviamente la lista completa dei nomi che siamo andati noi ad inserire nei fatti. In questa seconda query abbiamo invece interrogato il nostro programma sulla relazione di parentela e vediamo che il risultato è Yuko e due X e Y sono Alessandro e Maria. E se andiamo appunto a vedere i fatti che avevamo definito all'inizio del codice, tutto risulterà corretto. Andiamo poi a fare interrogazioni su ciò che è l'essenza del nostro programma, ovvero il determinare la cittadinanza italiana. Andiamo ad effettuare il trace su Citizen Maria. Col trace andremo a vedere dunque tutto il ragionamento che il nostro prolog va a fare. E semplicemente qui scrivendo Maria va ad applicare la prima regola. Verifica che Maria è nata in Italia e per la prima regola che eravamo andati appunto a definire, essa è cittadina italiana. Chiediamo se IFE può ricevere la cittadinanza italiana. La prima cosa dunque che il nostro prolog va a fare è quella di controllare se essa sia nata in Italia. Ovviamente questo controllo fallisce e dunque bisogna percorrere un'altra strada, cioè la nostra seconda regola. IFE ha una residenza italiana, certo che ce l'ha, dopodiché si controlla il tempo di residenza in Italia, ben 13 anni. Poi bisogna controllare che il reddito sia maggiore di 800, infatti risulta essere 850, e bisogna assicurarsi che essa non abbia avuto dei precedenti penali, ed infatti è così. Come stiamo vedendo, il cammino ci dà esito positivo.
Dunque, Ife può ricevere la cittadinanza italiana. Adesso vediamo se la nostra terza regola può essere utilizzata per verificare la cittadinanza. La terza regola, se ben ricordiamo, implicava che un qualsiasi individuo dovesse aver preso in sposa o in sposo un soggetto italiano. Il primo controllo è che Naya deve essere nata in Italia. Ciò non è vero e quindi si prova un altro percorso. Adesso verifichiamo la residenza, ma la residenza non è italiana. E dunque anche questo controllo fallisce. Adesso arriviamo al controllo del congiunto. Il congiunto di Naya risulta essere Simone. Simone adesso dobbiamo andare a verificare che lui sia italiano. Dunque si riparte con il controllo dalla prima regola che eravamo andati a determinare. E come possiamo vedere, Simone è nato in Italia e dunque esso è cittadino italiano. E quindi, siccome Naya è sposata con un cittadino italiano, anche essa è cittadina italiana. Adesso completiamo il controllo della cittadinanza italiana. Verifichiamo che Fulberta possa ricevere la cittadinanza italiana. Andando a fare il trace su Fulberta, vediamo dunque il prologue come ragiona. Inizialmente va a controllare che il luogo di nascita sia l'Italia. Questo controllo fallisce e dunque prova la seconda regola, la residenza. Non risiede in Italia la nostra Fulberta e dunque si va a fare un ulteriore controllo. L'ulteriore controllo è quello che viene effettuato sulla terza regola. Si controllano i congiunti di Fulberta, ma non risultano essercene. Adesso l'ultimo controllo che si può fare è dunque quello di parentela. Verifichiamo che i due genitori siano italiani. Inizialmente andiamo ad effettuare il controllo su Miguel. Miguel non è nato in Italia e non risiede in Italia. E quindi si va ad effettuare invece un altro controllo, quello sul congiunto di Miguel. Miguel è sposato con Michela. Michela è invece cittadina italiana siccome è nata in Italia. Quindi la conclusione è che Michela è italiana. Miguel è italiano e dunque siccome addirittura qui siamo andati ad effettuare il controllo e la certezza abbiamo avuto che sono entrambi italiani. Quindi anche Fulberta risulta essere cittadina italiana. Adesso andiamo a verificare le query della nostra sezione extra, ovvero vogliamo che il nostro programma ci scriva qual è la cittadinanza di una determinata persona che però non sia quella italiana. Siamo andati a scegliere Go come persona. Go è un nome giapponese. Ed è anche un cittadino giapponese e vogliamo appunto che il nostro prologue ci dica appunto che lui è giapponese. Si parte con dunque interrogare il Citizen Stranger Go. La prima cosa che si va a verificare è che esso non sia un cittadino italiano. Ciò viene verificato e quindi poi va a fare un controllo. Qual è la nazionalità di Go se non è quella italiana? Ovviamente noi qui abbiamo deciso di non concentrarci su tutti gli altri vincoli, abbiamo scelto solo quello più semplice per assegnare la cittadinanza, ovvero semplicemente dove si è nati. E quindi va a fare un controllo sul luogo di nascita di Go. Non è Sudan, non è Stati Uniti, non è Spagna. Non è Germania. E alla fine, quando arriva in Giappone, inizia a trovare finalmente una corrispondenza. Allora, grazie alla nostra lista, va a riconoscere poi cioè il carattere che deve stampare, ovvero giapponese. Quindi ci dirà in conclusione che Go è un cittadino giapponese. E ciò risulta confermato. Adesso invece vogliamo verificare la cittadinanza di un particolare soggetto che non necessariamente è presente nella knowledge base. Ipotizziamo di avere una persona, Marco, e vogliamo verificarne la sua cittadinanza. Pertanto scriviamo verify Marco e nello specifico utilizzeremo il comando trace per capire come ragiona il nostro prolog. Innanzitutto il programma ci chiede il luogo di nascita di Marco
e in questo caso scriveremo Italy. Il nostro programma, dopo aver letto l'elemento inserito, va ad asserire questo predicato nel nostro database. Successivamente effettua un vero e proprio confronto, diciamolo così, in quanto, grazie al predicato citizenship, ci permette di andare ad identificare una particolare cittadinanza se e soltanto se è verificato il predicato dinamico. In questo caso, come si vede dal trace, la prima regola ci dà un true. Pertanto, in output ci viene dato il valore citizenship, che in questo caso è proprio Italian. Adesso invece vogliamo fare un altro verify. Vogliamo verificare la cittadinanza di Ugo. Facciamo la stessa cosa tramite il comando trace, verifichiamo tutti i passaggi che il prolog utilizza per arrivare a una soluzione. In questo caso però non scriveremo Italia, bensì Spain, quindi pertanto Ugo è nato in Spagna. Il nostro prolog entra innanzitutto in Citizenship Italian e verifica però che la regola introdotta tramite il predicato assert non è verificata. Quindi continua, entra in Sudanese, quindi per verificare che la cittadinanza del soggetto, per verificare che il soggetto sia sudanese, ovviamente non è così, fin quando non arriva al Citizenship Spanish. Visto che il predicato dinamico è verificato, il nostro programma ci darà in output la cittadinanza di Ugo, ovvero Spanish, spagnolo. Nell'ultima query invece andremo a lavorare sul calcolo del reddito di cittadinanza. Anche qui utilizzeremo il comando trace per verificare tutti i procedimenti del prolog. Scrivendo trace basic income Luca, e ricordo che Luca è una persona non presente nella nostra knowledge base, si vuol verificare quindi se Luca ha tutti i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Innanzitutto viene chiamata la procedura GetRequirementsList, dove l'utente dovrà digitare un insieme di informazioni per riempire una lista. Innanzitutto il programma ci chiede il luogo di nascita di Luca. Noi scriveremo Italia. Successivamente dove vive Luca? Italia. Poi il programma ci chiede per quanti anni il nostro soggetto vive in Italia. Scriviamo 18. Infine ci viene chiesta la reddita, ovviamente mensile, e scriviamo ad esempio 500. Per terminare il completamento della lista utilizzeremo un particolare termine, end col punto. Perché proprio end col punto? Perché abbiamo introdotto nelle nostre regole un predicato chiamato diff. Questo predicato diff va a verificare ogni volta che viene introdotto un elemento nella nostra lista se quest'ultimo è proprio pari al carattere end. Visto che in questo caso abbiamo terminato il completamento della lista e abbiamo introdotto il termine end, il programma capisce che la lista è completata. Con il comando getRequirements lista vuota riusciamo realmente a completare la lista, che verrà quindi passata alla regola basic income. Vediamo subito che anche qui si presenta di nuovo il predicato nth0, che a differenza dell'nth1 che abbiamo visto nelle regole precedenti, in questo caso anche qui viene effettuato un prelievo dalla lista in base alla posizione dell'elemento, ma a differenza dell'nth1, l'nth0 parte dalla posizione 0 della lista. Quindi il primo elemento, che in questo caso è il luogo di nascita di Luca, avrà come posizione 0. Continuando così, al valore stato, viene passato il primo valore della lista, e così via, come vediamo con residency, rest time e income. Prima di introdurre gli altri elementi, andremo a verificare quest'ultimo. Ad esempio, dopo aver introdotto in state il luogo di nascita di Luca, si andrà a effettuare una verifica dello stato. Se questo stato è uno stato europeo, e quindi basandoci sulla regola di jus soli, il soggetto è un cittadino europeo, se è verificato ciò si va avanti. Se invece ciò non è verificato, tramite l'opzione di cat, identificata col punto esclamativo, il programma ritornerà sicuramente un fail. Continuando interamente il processo, si va a verificare la residenza
il tempo di residenza e la rendita. Se si passano tutti i requisiti, allora finalmente Marco potrà ottenere il reddito di cittadinanza. Vi ringraziamo per la visione e un ringraziamento anche alla prof. Amato per averci coordinato. Grazie a tutti.